Diamo ora il benvenuto al gruppo folcloristico La Battuglia di Pastellessa dell'Associazione Sant'Antuono e le Battuglie di Pastellessa. La Battuglia di Pastellessa, composta di particolari percussionisti denominati bottari di Macerata Campania, ripropone la tipica musica pastellessa, dove botti, tini e falci vengono usati come strumenti a percussione per scandire particolari poliritmie dai significati lontani e profondi, che trasmettono la forza della cultura contadina di Macerata Campania, unica nel suo genere. Nata come rituale pagano, questa tradizione è confluita nel corso degli anni nella festa di Sant'Antuono, che ogni anno a Macerata Campania, il 17 gennaio e nei giorni che lo precedono, offre la caratteristica sfilata dei carri di Sant'Antuono. L'intervento verterà sulla trattazione della festa di Sant'Antuono, un mix di religiosità, folklore, tradizioni e partecipazione popolare, nel quale i bottari di Macerata Campania sono i veri protagonisti. Lasciamo ora la parola al gruppo ospite, rappresentato da Vincenzo Capuano, Michele Antonio Piccirillo e Vincenzo Polcari. Allora, buongiorno, noi siamo dell'Associazione Sant'Antuono le Battuglie di Pastellessa, siamo un'associazione che ha sede a Macerata Campania in provincia di Caserta e che sostanzialmente ci occupiamo della salvaguardia e della promozione in modo corretto dell'antica tradizione della musica pastellessa, rituale che è l'anima e il portamento di un'antica festa, la festa di Sant'Antuono Abate. Ovviamente che questa festa è tipica della nostra zona, nasce a Macerata Campania tantissimi secoli fa, ma è caratterizzata da un particolare che la contraddistingue dalle altre, cioè dall'utilizzo di botti di nefalci, i quali vengono percorse nel periodo nei giorni di festa come segno rituale in onore del santo. Noi per l'occasione abbiamo preparato una presentazione sulla nostra festa e sulla nostra tradizione. Ovviamente questa noi andremo abbastanza veloce su questa presentazione. Come vi ho detto, sulla nostra festa si svolge nel giorno dedicato a Sant'Antuono Abate, quindi il 17 di gennaio di ogni anno. 17 di gennaio che viene ovviamente parte parecchi giorni prima, quindi molto tipicamente il sabato e la domenica che lo anticipa, per poi terminare il 17. Quindi una festa che dura parecchi giorni, che porta alla sfilata di carri allegorici, carri mediamente di dimensioni 16 metri, su cui si esibiscono tantissime persone, denominati bottari. Macerata Campania ne conta almeno di bottari praticanti, da una stima siamo intorno alle 1500 unità, quindi circa il 15% della popolazione. Questo ovviamente se fa capire molto bene che un paese fatto di 11.000 abitanti, avendo una percentuale così alta, va a rappresentare forse uno fra i paesi, quella con la più alta percentuale in Europa di musicisti praticanti. La Kermesse che noi presentiamo, ovviamente, che noi ogni anno organizziamo, rappresenta, è una delle feste popolari e religiose più importanti della regione Campania ed è stata inserita dal Ministero, dal MIBAC, qualche anno fa fra le feste religiose più rappresentative dell'Italia, come patrimonio culturale dell'Italia ovviamente. Il luogo, il contesto, come abbiamo detto, è Macerata Campania, in provincia di Caserta, un paesino che conta 11.000 abitanti e che logisticamente si trova vicino alla città di Santa Maria Capua Vetere. Santa Maria Capua Vetere è a pochissimi chilometri da Caserta, circa 5. Santa Maria Capua Vetere che è oggi sorge su quella che era una volta Capua Antica, quindi Macerata Campania come origini è molto legata a quella che è Capua Antica. Ovviamente il tutto ci porta in una posizione molto strategica, perché siamo molto vicini a Caserta, alla zona quella di Capua Antica, ma soprattutto a pochissimi chilometri da Napoli, siamo su per giù a 25 chilometri dalla città di Napoli, quindi come città è abbastanza raggiungibile, si può raggiungere semplicemente sia in treno, l'aeroporto è a pochissimi chilometri dalla nostra città. La nostra città, per il legame che c'ha con la festa di Sant'Antuono, nel 2012 è stata votata all'unanimità sul nostro comune una delibera che impone delle politiche di salvaguardia sulle nostre tradizioni, ma dà soprattutto alla città di Macerata Campania la denominazione di paese della pastellessa.
il culto di Sant'Antuono, come abbiamo detto, è un culto molto antico, nella zona di Capo Antica, quindi dove risiediamo noi, nasce, le prime tracce sono state documentate intorno al XII secolo, soprattutto sono presenti nella Basilica Benedettina di San Michele Arcangelo, di Sant'Angelo in Formis, in cui ci sono dei dipinti del XII secolo. Stesso noi, per farvi capire, questa basilica dista da Macerata Campania su per giù 6-7 km, quindi anche Sant'Angelo in Formis si trova in quello che era una volta Capo Antica, e questo fa ben pensare come in tutta Capo Antica su per giù il culto sia nato in quel periodo là, del XII secolo. L'attuale statua che presenta a Macerata Campania, delle prime tracce documentate le troviamo nel XVII secolo, l'attuale statua che è del XVIII secolo e che è stata donata a devozione da Maria Stella Palmieri, quindi è una statua che ha più di 200 anni. La nostra festa è rappresentata soprattutto dalla presenza delle battuglie di Pastellesse, le battuglie di Pastellesse che sono dei carri allegorici. Uno al primo impatto potrebbe pensare che siano dei carri carnevaleschi, ovviamente non hanno nulla a che fare con il carnevale, ma vanno a rappresentare quella che è soprattutto la cultura contadina del posto, ed è formata da questi ragazzi, da queste persone che percuotono bottitine e falci, che è presente dalla foto. Noi abbiamo dello scritto qui, come si può vedere, nei giorni di festa partecipano oltre 1000 persone, ma come origine, ci sono tantissime origini che vanno, possiamo dare dei significati antropologici, dei significati antropologici che io vorrei lasciare la parola qui ad Antonio Piccinillo, il quale potrebbe darci delle informazioni al riguardo. Sì, fondamentalmente abbiamo tre ipotesi. Una formulata dal musi etnologo Roberto De Simone, che nel libro Carnevale si chiamava Vincenzo, descrive l'origine di questa festa come una festa che faceva riferimento a dei riti di passaggio, dei riti di iniziazione, e aveva un significato praticamente a carattere sessuale. Era l'iniziazione dei giovani che passavano dalla età della giovinezza all'età adulta, e quindi il battere di questo strumento che si chiama mazzafun, che è composto da un'asta e da una fune di canapa, che percuoteva la botte, significava in maniera ancestrale che cosa? L'atto sessuale, cioè praticamente questo era l'organo genitale maschile, mentre la botte rappresentava l'organo genitale femminile. Quindi questa è la prima ipotesi. Poi un'ipotesi legata alla tradizione popolare, che era quella di scacciare attraverso il rumore nei angoli bui delle nostre cantine, quella di scacciare il maligno. Quindi abbiamo quest'altra ipotesi, che è un'ipotesi a carattere popolare. Un'altra poi ipotesi è quella che nel XII-XIII secolo nelle fiere contadine c'erano questi mannesi che, per dimostrare la robustezza dei loro attrezzi, quindi delle botti, tine e falce, quindi dimostravano attraverso il percuotere questi attrezzi a carattere contadini, dimostravano la robustezza, e quindi prima con dei ritmi che erano asincroni e scoordinati, poi pian piano questi ritmi sono diventati dei ritmi, come vedremo poi, a quattro quarti. Queste sono le tre ipotesi che noi abbiamo raccolto e studiato. Queste sono le supposizioni sulla nostra festa. Ovviamente la festa di Sant'Antuono non è solo la percussione di bottitine e falci, ma è un insieme di tantissime cose, di tantissimi elementi. Noi in queste slide abbiamo cercato un pochettino di sintetizzarle con delle foto, da come si può vedere la presenza massiccia dei carri di Sant'Antuono, ovvero delle battuglie dei Pastellesse, perché vengono denominate anche così, carri di Sant'Antuono, su cui sono presenti i nostri bottari. Ovviamente la preparazione dei canti, perché qui su questi carri vengono eseguiti dei canti
legati alle culture di terra di lavoro, vengono preparati già da mesi prima della festa, mediamente 2 mesi prima, e vengono eseguite delle prove che vengono fatte nei cortili tipici di Macerata Campania, che sono dei cortili abbastanza ampi, che una volta venivano utilizzati soprattutto per la cultura, per l'agricoltura, quindi venivano per il lavoro della canapa, che Macerata Campania ha effettuato per tantissimi secoli, per poi lasciarla solo sul finire del XX secolo. La sfilata, la processione del nostro santo, Sant'Antonio Abate, poi abbiamo l'accensione del fuoco, la presenza del cippo di Sant'Antuono, i fuochi pirotecnici figurati, il nostro piatto tipico che è la pastellessa, quindi termine che viene utilizzato sia che accompagna le nostre battuglie, sia rappresenta il nome della nostra musica, che è Percorsa dei Bottari, ma soprattutto rappresenta anche il nome del nostro piatto tipico, che è la pasta con le castagne lisse. Poi c'è la riffa, cioè vengono venduti all'asta i beni raccolti in onore del santo, i giochi tradizionali, su cui abbiamo dedicato delle slide. Per questo vi far capire che è un evento negli eventi, cioè un insieme di tantissime cose, quindi un evento molto particolare, ma soprattutto molto complesso, che è caratterizzato da tantissime sfaccettature. Si passa molto facilmente dal sacro al profano, si va si passa per poi passare alla ludicità, per poi passare all'aspetto musicale. Quindi un vero mix di folclorosità e religiosità che anima terra di lavoro in quei giorni. Io sui giochi tradizionali, noi dell'associazione abbiamo, come vi ho detto, preparato delle slide che sono i nostri giochi tradizionali che vengono riproposti nella festa. Questi erano dei giochi che in antichità venivano ripetuti qui a Macerata nei momenti soprattutto di pausa, per alleviare un pochettino quello che era il lavoro nei campi, quindi quando c'era un momento di festa venivano fatti dalla nostra comunità. Noi ogni anno, ovviamente la festa di Sant'Antuono rappresenta soprattutto questo, li riproponiamo, abbiamo dalla conosciuta come la corsa nei sacchi, il tiro alla fune, ma ci sono anche altri giochi particolari come il palo di sapone, cioè l'arbolo della cuccagna. Ma io su questo vorrei lasciare a Vincenzo Volcari di illustrare un pochettino brevemente quali sono i 3 giochi che ci caratterizzano, che abbiamo sommarizzato in modo più particolare, ovvero... Beh, come diceva Vincenzo, sono il palo di sapone, da noi chiamato palo di sapone, però meglio conosciuto come l'albero della cuccagna. E questo qui è un po' il gioco forte dell'intermezzo della festa. Quello che invece, un altro gioco che facciamo è la corsa delle botti. Questo qui, anche questo, è molto sentito dalla popolazione maceratese. Poi c'è il tiro della fune, che sono questi qua, che sono i 3 giochi che prevalgono fortemente tra la popolazione. E proprio la corsa della botte ci vedeva, tra virgolette, protagonisti nel 2011 per l'edizione del Togadì 2011, con delle persone che hanno accompagnato me e facevano il gioco della botte, che sono presenti, che è il signor Domenico Salzille, che è il vicepresidente dell'associazione Sant'Antuono. Poi c'è Piccillo Raffaele e Stanislao Massaro, che abbiamo allietato, abbiamo organizzato per i giorni ospiti del Togadì la corsa della botte. Oggi invece ci vede protagonisti, oltre a fare una sorta di un altro gioco, stasera ci vede protagonisti lungo Adige, località San Giorgio, credo, non vorrei sbagliare, ci esibiremo non solo con un gioco che si chiama il giro della botte. Il giro della botte praticamente consiste nel far sì che il concorrente funge da perno e dovrà far ruotare la botte sul taglio su se stesso. Chi impiegherà meno tempo avrà fatto il gioco del giro della botte. Dopo, dal gioco, passeremo perché siamo arrivati, come diceva prima D'Antonio, ad usare questi strumenti, cioè il maglio, da noi denominato mazza fune,
e queste mazze di legno, meglio conosciute da noi come mazzucchelle. Poi ci sarà una falce che verrà percorsa con un tondino di ferro. Messe insieme faranno quello che dicevamo prima, la battuglia di Pastellessa. E dopo aver giocato quindi con il giro della botte, faremo la nostra esibizione musicale che ci tiriamo dietro, come dicevamo, da 800 anni. Detto questo, passo di nuovo la parola a Vincenzo, perché chiuderemo con... vabbè, Vincenzo, parla tu. Ovviamente noi vogliamo terminare la nostra presentazione con un video. Il video che io vi lascerò in modo nudo e crudo, ma che poi saremo qui pronti anche a rispondere. Io vorrei ringraziare soprattutto qui presenti con noi, oltre, abbiamo detto, noi come Associazione Sant'Antuno, è presente con noi nella sala, qui nel pubblico, il vicepresidente Domenico Salzillo, il nostro presidente Alfonso Munno, ma soprattutto ci accompagna l'Associazione Suoni Antichi, che quindi ringrazio per la nostra partecipazione qui al Tocati 2014, sia per la collaborazione e il supporto tecnico con l'Associazione Suoni Antichi, rappresentata dai ragazzi presenti qui nel pubblico, fra cui c'è il capo battuglia che stasera ci dirigerà, Raffaele Piccirillo. Ultima cosa, ma non meno importante, quello che fa la nostra associazione, ma che, in cui ci vede impegnati, è sulle azioni di salvaguardia. Noi dalla nostra nascita ci siamo presupposti uno scopo: salvaguardare le tradizioni, soprattutto con particolare attenzione a quella che è la cultura delle battuglie di Pastellessa. Sul nostro input, grazie al nostro lavoro, è nata una delibera a Macerata Campania, e che con grande onore posso dire, Macerata Campania è stato il primo paese in Italia ad attuare una delibera del genere, poi dopo di noi è seguito Montemarano, ma anche altre città, su azioni di salvaguardia, questo ha portato alla denominazione del paese della Pastellessa, ma a far sua soprattutto quella che è la convenzione UNESCO del 2003, che definisce il patrimonio, l'importanza, ma soprattutto l'importanza di salvaguardare il patrimonio culturale immateriale. Su altre azioni di salvaguardia che noi abbiamo attuato in questi anni, ci ha visti la collaborazione stretta con il comitato, aderiamo al comitato ICHNET, che è un comitato internazionale che si occupa di salvaguardia e che si rifà alla convenzione UNESCO. Là nel 2010 abbiamo istituito un centro studi di storia loci, che effettua degli studi e ricerche sulle tradizioni. Nel 2012 abbiamo istituito un premio, il premio Storologi, in cui andiamo a premiare tutti gli enti e le persone che si sono contraddistinguendo nel corso degli anni e che hanno aiutato a valorizzare quelle che sono le tradizioni di Macerata Campania. Nel 2012 il nostro comune, come abbiamo detto, diventa il paese della Pastellessa. Nel 2012 sempre siamo diventati observer del WIPO, WIPO che è l'agenzia internazionale dell'ONU che si occupa della proprietà intellettuale. Nel 2014, ciliegina sulla torta, siamo stati accreditati dall'UNESCO come organizzazione non governativa presso il comitato intergovernativo UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, al fine di fornire dei servizi di consulenza ovviamente a questo medesimo comitato. Quindi siamo chiamati anno dopo anno, anche a novembre saremo lì, a partecipare ai lavori che l'UNESCO fa nell'ottica per attuare le politiche di salvaguardia, ovviamente fra cui c'è anche la scelta e la nomina delle tradizioni che vanno poi nella lista ufficiale dei beni dell'umanità. Io vorrei, a parte le domande, che poi questa slide la lascerei come ultima cosa, partirei per far vedere il video sulla nostra festa, un video veloce. Eccolo qua, eccoti. Il quale dice tutto. Metti un po' di audio nel video. Il quale dice tutto. Metti un po' di audio nel video.
mandi un po' di audio, un video?
bravissimi, bravissimi ragazzi. Cercando in un capillo che sta che col tempo sforiamo troppo. Vabbè, il video dura ancora parecchio, quindi io vorrei chiedere soprattutto alle persone presenti qui in sala stasera di venirci a vedere. Noi riproporremo queste sonorità con i Bottari di Macerata Campania, con la battuglia di Pastellessa. Quindi porteremo la musica di Sant'Antuono qui nel Tocatì. Spero che questo ovviamente sia solo l'inizio di una futura collaborazione, cioè l'anno prossimo di tornare qui nuovamente a riportare la nostra sonorità. Se ci sono delle domande a riguardo, siamo qui pronti a rispondere e quindi a togliere qualsiasi dubbio a riguardo. Ovviamente potete trovare tantissime informazioni sulla nostra festa, sulla nostra tradizione, sui nostri eventi, sul sito ufficiale della festa di Sant'Antuono, che è www.santantuono.it e che sta andando anche sulle scrittine qui sul video, che è ancora visibile sul monitor. Se ci sono delle domande, io stiamo qua, se no terminerei come associazione Sant'Antuono del Battaglione di Pastellessa la nostra presentazione. Per le persone che sono presenti qui al Tocatì, se volete, ci sono dei DVD della nostra festa, sono gratuiti, ve li regaliamo, potete venire qua, c'è il nostro presidente Alfonso Munno che li può distribuire. Vedi, ci sono delle persone lì dietro che li vogliono. E ovviamente il nostro saluto va all'associazione Gioco Antichi per averci dato la possibilità di essere qui presenti al Tocatì 2014. Auguro a tutti buon gioco e soprattutto viva le tradizioni. Ringraziamo Vincenzo Capuano, Michele Antonio Piccirillo e Vincenzo Polcari per il loro interessante intervento sulla festa di Sant'Antuono nel paese della Pastellessa.